Questo appuntamento vi è offerto da... Più cordiale buonasera da Vigo Onza in provincia di Padova in occasione del raduno internazionale di boxe tra il Veneto e la rappresentativa ceca. Siamo assieme all'organizzatore responsabile Guido Pistore, nonché ex presidente della Federazione Pugilistica del Veneto. Presidente, come andiamo? Quasi tutto pronto? Sì, qua andiamo molto benissimo perché abbiamo trovato anche il sindaco che mi ha dato una mano a poter realizzare questa riunione, questa manifestazione diciamo. Certo c'è da lavorare molto, però noi siamo instancabili, siamo nati facendo la box e continuiamo sempre a fare questa attività che l'abbiamo nel sangue ormai, è inutile dirle ah, non lo facciamo, lo facciamo, dobbiamo farla per i ragazzi, per quelli che facevano per noi, noi dobbiamo farlo per gli altri giovani che arrivano. Bisogna cercare di lottare sempre per portare avanti la nobile arte, vero? Bisogna lottare anche perché la parte finanziaria non è sempre disponibile, bisogna sempre rimetterci qualcosa, bisogna andare in cerca di aiuti e continuamente lavorare. Il sindaco è stato favoloso che mi ha dato tutta la possibilità di realizzare, e per cui ha voluto anche inaugurare questa piazza che è bellissima con questa manifestazione pugilistica. Non poteva esserci momento migliore, diciamo, è vero, per presentare e la piazza Zanella di Vigo Onza, ma soprattutto anche questo ring qui portato in piazza a tempo di record, sì, per dare spazio ai giovani principalmente. A maggior parte per dare spazio ai giovani, però cosa succede? Se noi non ci diamo una mano i ragazzi vanno altre vie, vanno anche nelle vie un po' tristi diciamo. Certo. Purtroppo noi lavoriamo perché abbiamo anche l'intendità di lavorare. Certo. Continuiamo a farlo sempre e continuamente. Bene. Io non voglio chiederti altre cose, se vuoi aggiungere qualcosina, perché so che tutti ti chiamano, sei responsabile, tutti chiedono di Guido Pistore. Dopo avremo, ho visto degli ospiti importantissimi che col tuo permesso io andrei ad intervistare. Siamo riusciti con tanto impegno. Questo bene, bisogna dirlo. Io ti lascio, buon lavoro e complimenti ancora per questa bella manifestazione direttamente dalla piazza di Vigo Onza, la città di Vigo Onza in provincia di Padova. Grazie e complimenti Guido. Prego. E queste bellissime ragazze sono Silvia, Chiara, Cinzia, Francesca, Irene e Claudia. Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce the first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You read about them in the papers, and now here they are, Chicago's own killer killers, those scintillating sinners, Roxy Hart and Velma Kelly. Thank you.
che ci sta d'obbligo. Non potevamo iniziare in modo migliore questo appuntamento pugilistico con un bel balletto, bellissimo, applauditissimo dal pubblico qui di Vigonza, e parliamo con Silvia, la responsabile, portavoce. La portavoce, sì, io vi ringrazio, la cosa ci ha fatto comunque molto piacere partecipare a questa manifestazione. Noi siamo le Confusion Dolls della scuola Non Solo Danza di Vigonza. È un gruppo che è nato circa 2 anni fa. Giocate in casa dunque? Giochiamo in casa, esatto, ma anche fuori, perché comunque diciamo che è nato così per gioco e per scherzo, e ci siamo ritrovate poi anche a fare delle esibizioni fuori a teatro. Quanto tempo è nato questo? 2 anni. 2 anni. È nato, come dicevo, per gioco, per scherzo, e lo consiglio a tutte le donne per riscoprire la propria femminilità. Grazie Silvia, ti lascio. Grazie e complimenti. Grazie ancora a voi. Italia. Italia se destra, l'elmo di Cilio, c'è città la testa, dov'è la vittoria che porta la chioma, che schiava di Roma, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte di Italia, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Piacere ospitarvi qui, è la prima volta in assoluto che questa piazza ha una manifestazione del genere. Saluto gli ospiti, saluto i campioni nostri e buoni incontri. Sempre in prima linea, sempre in prima fila, non può essere diversamente il primo cittadino della città di Vigonza. Beh, grazie per averci ospitato, Nuzio Tacchetto. Grazie a voi, è una giornata importante perché per la prima volta in questa piazza, che è nuova,
arrivano questi atleti per una nobilissima arte forse un po' dimenticata, e quindi con molto piacere li accogliamo. Ma lei ha mai praticato la boxe? No, non l'ho mai praticata, però stasera magari ci provo. Ma io non lo consiglio comunque con questi campioncini che abbiamo qui stasera, è vero? Però no, si può provare. Si può provare, dai. Io ho sentito qualche cosa, perché mi sono documentato. Va bene. Vuole lanciare un messaggio ai suoi concittadini di Vigonza, che sicuramente sono qui in piazza, ma dopo si rivedranno anche attraverso i teleschermi di Caffè TV 24. Io penso che i cittadini di Vigonza possano godere di una serenità e di una pace in questa città che difficilmente si trovano, e quindi che si godano la tranquillità e il benessere che c'è qui, pensando anche a quanti altri non ce l'hanno. Noi ci possiamo permettere di venire in piazza a fare sport, uno sport antico, e con tutta tranquillità. Quindi il più bello augurio che voglio fare è quello di ricordare sempre che in pace si sta bene. La ringrazio, noi auguriamo a lei un buon lavoro, so che ne ha bisogno e che vada tutto secondo i suoi desideri. Grazie, buona grazie serata. Grazie, suo sindaco, grazie. Ciao, grazie. Non potevamo non avvicinare il grande maestro Antonio Tasinato. Come va, maestro? Insomma, dai, già abbastanza, sto passando abbastanza un periodo un po' critico, ma speriamo di farcela, va. Sicuramente ce la faremo, certo. Perché la boxe ci aiuta, certo. È vero? Certo. Qui hai qualche bravo ragazzo? Sì, sono abbastanza, dai, abbastanza qualche pugile, fatica a trovare bei grandi pugili il giorno d'oggi, ma però volonterosi ce ne sono ancora qualcuno. Speriamo in bene, ecco. Maestro, ricordiamo di quale società? Ah, di Arco Petrarca Box, ecco. Questo appuntamento a Vigonza è importante, è vero? Sì, ci ha chiamato qua il sindaco, no, che ha voluto fare un incontro internazionale tra rappresentative venete, ecco, sono stato molto orgoglioso di organizzare questa manifestazione qui, speriamo in bene, vedo che il pubblico è abbastanza numeroso, il tempo ha tenuto abbastanza bene, speriamo in bene, dai. L'ultima domanda dopo ti lascio, perché i tuoi ragazzi da quanti anni calchi? 53 anni. 53, dunque non sono pochi. Sono abbastanza. Io ti auguro altri 53, ti va bene? Sì, speriamo, dai. Ciao maestro, complimenti. Grazie mille, grazie. E auguri per tutta la boccia. Non ha certo bisogno di molte presentazioni. Il grande, uno dei più grandi sicuramente, Franco De Piccoli. Intanto grazie per essere arrivato qui a Vigonza in questa occasione così importante. Ma ne sono orgoglioso, perché vedendo che la gente si ricorda ancora di me, quindi mi fa un grande piacere, perché quando ho vinto le Olimpiadi nel 1960 sono passati tanti anni e vedere che si ricordano ancora, e questo anche quando cammino per la strada, gente mi chiamano, ciao olimpionico, come va? E io ne sono orgoglioso veramente. Quindi... Ecco, velocemente, non voglio rubarle tanto tempo, però visto che è stato gentilissimo nei nostri confronti di Caffè TV 24, ecco, che differenza nota lei dall'alto della sua esperienza la box degli anni 60 e questa del 2000? Beh, io penso che in quel periodo, parliamo degli anni 55, 57, 60, quindi c'era più fame di voler diventare qualcuno nel mondo dello sport. Adesso ci sono pochi giovani che si dedicano al mondo del pugilato. Perché per tanti motivi, perché ci vuole tanto e tanto e tanto sacrificio per poter realizzare i propri sogni e diventare qualcuno nel mondo dello sport. Quindi il giorno d'oggi i giovani pensano solamente che al calcio, dove ci sono tanti soldi davanti che possono guadagnare. Il pugilato si guadagna molto meno, quindi diventa un po' difficile trovare qualcuno che riesca a inserirsi dentro, avere la passione e la volontà di proseguire nel suo intento, nella strada. Ecco, lei una volta appesi i guantoni al chiodo, come si vuol dire, è rimasto all'interno del mondo del pugilato oppure no? Di cosa si occupa in pratica adesso?
Ma guarda, sono stato un po' deluso dal mondo del pugilato, non del pugilato, io sono orgoglioso di aver fatto il pugilato, ma di chi amministrava il mondo del pugilato, quindi si sono un po' dimenticati troppo presto di De Piccoli, quindi perché abbiamo fatto la prima Olimpiadi moderna, la prima Olimpiadi vista per televisione. E lo dico ad alta voce che nessuno sport nella storia delle Olimpiadi è riuscito a vincere quello che abbiamo vinto noi. De Piccoli, Benvenuti e Musso d'Oro, Lo Popolo, Bossi e Zamperini d'Argento e Saraudi di Bronzo. Quindi mi trovi lei, quale disciplina italiana è riuscita a vincere quello che abbiamo vinto noi? E basta. Non abbiamo detto niente, la massima espressione del mondo pugilistico sicuramente. Beh guarda, io ne sono orgoglioso di aver fatto il pugile, quindi perché ho avuto grandi, sono guadagnato un po' di soldi anche, non come adesso, però mi sono messo un po' in piedi insomma in certo momento, però ho dato molto. Poi ho avuto degli inconvenienti, mi sono rotto le mani e qui purtroppo un atleta è come quando uno gioca al pallone e si rompe una gamba. Comincia a tentennare, a aver paura, quindi io ho avuto questa paura anche. Io le chiedo un'ultimissima cosa, le chiedo cortesemente un messaggio ai giovani che volessero avvicinarsi a questo meraviglioso mondo della nobile arte, da parte di un grande, del più grande di tutti i tempi, a mio avviso per quanto mi riguarda, Franco De Piccoli. Guarda, io quello che voglio dire ai giovani, se hanno passione, se li pugilato è uno sport che li interessa, devono praticarlo assiduamente e sacrificare la propria vita, perché nessuno ti dà niente per niente. Se vuoi arrivare al tuo sogno di realizzarti un campione, devi sacrificare una parte della tua vita, se no non ottieni niente. Grazie Franco De Piccoli. Grazie mille, un bacione a tutti quelli che amano lo sport e il mondo del pugilato. Dai, Ale, dai! E dopo aver fatto una chiacchierata con il grande Franco De Piccoli non poteva certo mancare Daniele Zapaterra, campione d'Italia, Montreal Olimpiadi 76, se non vado errato, 76, vero? Esatto. Un grande, super leggeri. Super. Ciao Daniele, come ciao. Va? Grazie, io ringrazio del vostro invito. Ma ci mancherebbe. Sono venuto qua con due pugili, che io sono allenatore della Norwegian Box, Rovigo, con due pugili, e dato che con Tony Tesinato ho un affetto, diciamo, fraterno, paterno e via, da 50 anni, per cui sono venuto qua a Vigonza. Ma allora sei vecchio se mi dici che sei... Beh, ho oltre 60 anni, 62. Li porti benissimo alla grande. Grazie. Che cosa ricordi di quel bel periodo che hai trascorso, che hai portato ricordo, in giro per il mondo, ricordo, il nome dell'Italia? Ricordo una bella cosa, io da provinciale, io vengo da Ro Ferrarese, Berra, per cui da provinciale feci parte quella bella Olimpiade del 76, che eravamo in sei atleti su 11, per cui per me è stato un ricordo incredibile da non dimenticare. Ecco, la stessa domanda che ho fatto al grande De Piccoli: cosa noti di differenza tra quel pugilato, il tuo pugilato, e questo di oggi? Io devo dire una cosa, il pugilato di oggi è un pugilato che è molto più, si usa, c'è molta più velocità, più esplosività, per cui occorre una preparazione molto, invece ai nostri tempi avevamo un pugilato, diciamo, un po' magari più tecnico, però meno esplosivo di oggi, per cui meno rapido e via, questo è quello che sto notando io. Parliamo della tua scuola, la tua palestra in quel di Rovigo. Hai qualche bel ragazzo, qualche promessa, qualche speranza? La mia palestra, grazie al mio presidente Alberto Fregato, che in un paio d'anni siamo riusciti ad avere circa un centinaio di iscritti, abbiamo una decina di agonisti che hanno già gareggiato a livello regionale e anche nazionale con buoni risultati, e piano piano cercheremo di far sempre meglio. Sicuramente ci sarà modo per fare qualche altro, certo, raduno, qualche altro incontro. Certo, non mancherà. Grazie. Io volevo ringraziare, prego, una cosa, volevo salutare, visto che oggi la mia città Ferrara, la Spal, è andata in Serie A, vuole dire forza Spal. Saluto a tutti gli amici di Ferrara e grande Spal. Bianco-azzurri. Grazie Spal, grazie di essere in Serie A. Grazie. Per tutte le soddisfazioni che ci hai dato. Grazie a te, grazie. Ciao.
sulle mani Ale, ok, sulle mani Ale. No, poi vediamo. Termina la prima ripresa. Fuori il secondo. Seconda ripresa. Vuoi il tuo evento in TV o via web? Solo su Caffè TV 24, speciale grandi eventi. Chiama ora allo 049 80 86 771 oppure il 347 166 43 47. Con speciale grandi eventi seguiremo con le nostre telecamere la tua gara, le premiazioni, feste, incontri, convegni e manifestazioni di ogni tipo. Speciale grandi eventi è cultura, sport, spettacolo, impresa diretta o registrata su Caffè TV 24. Con speciale grandi eventi noi ti seguiamo ovunque. Chiama per avere più informazioni allo 049 80 86 771 oppure al 347 166 43 47. Campione per sempre viene premiato e chiamato Daniele Zappaterra, Montreal alle Olimpiadi con categoria Super Leggeri del 1976, campione italiano categoria Super Leggeri 1972, categoria Super Welter dal 1982 al 1983. Daniele Zappaterra, che riceve dalle mani del presidente Guido Pistore questa cintura, ricordo, meritatissima per quanto ha dato alla boxe italiana. Zappaterra Daniele era l'allievo di Antonio Casinato. Colori rossi, Pedrazzelli Riccardo per Abbandono. Prima ripresa. Arbitro dell'incontro, il signor Alberto De Carli. Prima ripresa. Thank you.
Termina la prima ripresa di questa categoria di 69 kg. Seconda ripresa. Terminerò questo incontro con il vostro applauso, meritatissimo dai due atleti che non si sono risparmiati anche questi, che sono dati di Santa Ragione. Vince questo incontro Zanaika Elia dell'Arqua Box per RSCI. Bravi questi due atleti. Molte sono le società, le palestre che sono ospiti qui quest'oggi a Vigonza. Siamo assieme al maestro Luciano Buffo dell'Accademia Pugilistica di Legnago. Dico bene? Sì. Beh, un personaggio che non ha certo bisogno di molte presentazioni, ex pugile, maestro. 80 anni. Addirittura. Eh sì. Hai capito. 80 anni. Dunque, quanto tempo ti nutri? Dal 1955. Dal 55, un po' Ho fatto dal 55 al 70, al 64, dunque ho fatto 10 anni di pugilato. Velocemente, cosa hai fatto nella tua carriera di pugile? Sono stato campione regionale, sono arrivato secondo in campionati italiani. E pesi? Pesi gallo. Gallo. Gallo piuma, insomma. Certo, ecco, certo. Sono passato dal gallo al piuma. Poi hai appeso i guantoni al chiodo come si usa. E ho cominciato a fare l'insegnante di pugilato. Prima ho fatto il corso di aspirante insegnante, poi ho fatto quello di insegnante. E dopo mi hanno premiato come maestro benemerito. Bene, questo ti fa onore ovviamente. Senz'altro. Quanti ragazzi sono passati dalle tue parti? Guarda, maestro? Posso dire un centinaio, forse anche di più. Ecco, ho avuto di grandi ragazzi, ho avuto anche un professionista che è stato, più di un professionista, ma uno è stato anche campione italiano, un certo Pellizzaro, dei supermedi. Poi ho fatto un titolo, un semifinale del titolo mondiale a Hannover, sempre con Pellizzaro,
Pietro. Dunque belle soddisfazioni. Sì, molto molto. Adesso la tua palestra ha quanti ragazzi ha? Ne ho una ventina. Una ventina. Una ventina, però 10 in attività, insomma. Io lo chiedo sempre, c'è qualcuno che a tuo modo di vedere potrebbe riuscire? Sì, senz'altro, senz'altro ho di bei ragazzi, bravi anche. Ne avevo uno in particolare adesso, ma è andato a Sharm el-Sheikh a fare una stagione. Una stagione. Però dopo ritorna comunque. Dopo ritorna, ecco. Comunque, ti senti di lanciare un messaggio ai giovani che seguono questa disciplina, questo sport? Nei miei 80 anni dico che se soli vai a 80 anni, forse comunque fortuna, però la vecchiaia dobbiamo costruirla in gioventù. Se la vecchiaia te la costruisci in gioventù, senz'altro dopo alla fine te avrai di buoni risultati, perché ti vivi bene. C'è un proverbio che io menziono spesso, che vivere da giovani si impara da vecchi. Rispecchia un po' quello che ha detto il nostro maestro. Senz'altro. Bene. Mi comunque ho visto la guerra, ho visto dopo ho visto il benessere e sono contento di aver visto e aver i miei 80 anni e aver visto proprio l'evoluzione e sono contento di quello che ho. Bene. Ecco. Mi fa veramente piacere essere stato in compagnia con un bel personaggio. Grazie a voi, Io mi auguro di rivederci ancora una delle prossime manifestazioni. Lo spero. Grazie davvero, complimenti. Per i tuoi ragazzi e buon lavoro. Grazie. E adesso assistiamo all'ultimo incontro della serata. Arbitro dell'incontro, il signor Tasinato Damiano. Prima ripresa per questi due atleti. Il primo round di questa categoria 60 kg tra Andrea Valenti e Gerardo Cacchi. Prima ripresa. Termina la prima ripresa. Thank you.
mani, vai con i sinistri. Vai, vai, vai che non la sei gelato. Vai, vai, vai. Che non dico, stop avanti. Stop! Finita Andrea, dai, tira, 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 dai che è finito, vai, su, tira Andrea, tira. Termina anche questo incontro che ha visto di fronte Valente e Pernia, categoria 60 kg. Vince ai punti Valenti della Max Mastini. Adesso chiamiamo sotto abbraccio il sindaco, per cortesia il sindaco Tacchetto e il presidente Pistore, campione olimpico Francesco De Piccoli, campione olimpico pesi massimi di Roma 60. Complimenti a lei, Francesco. Un'onta ringraziamo anche l'Orejan, azienda di riferimento della Orejan, che offre i suoi prestigiosi libri. Ringraziamo inoltre tutti gli sponsor che hanno permesso, hanno dato il loro contributo perché questa manifestazione avesse questo esito che avete visto. Ringraziamo il commissario di riunione Gemma della Vedova, ringraziamo gli arbitri, Canziante, Carli, Cosinato e Magliato, il medico della serata Lunari Fabrizio e i cronometristi di Padova. Silvia, Chiara, Cinzia, Francesca, Irene e Claudia verranno premiate con un omaggio floreale e se ne meritano tutto. Ringrazio ancora lo sponsor, il miglior pugile di questa riunione con il verdetto dei giudici è stato, viene premiato Filip Knoll della Repubblica Ceca, categoria 74 kg. Complimenti a Filip, verrà premiato con una coppa dal presidente Pistore a ricordo di questo magnifico pomeriggio di box. Complimenti a te, complimenti a tutti gli organizzatori, complimenti a voi che avete sopportato fino adesso, e grazie all'amministrazione, grazie al sindaco e grazie a tutti voi. Buona serata e arrivederci alla prossima occasione. Grazie a tutti.